Buonasera, benvenuti sulla Chimista TV. Questa è Ultima Frontiera, rubrica dedicata all'ufologia e alle scienze di confine. Sono tornati a trovarsi due autori, uno è Umberto Telarico, autore di decine di inchieste sul campo, pubblicate a livello nazionale e internazionale su riviste di settore e non, possessore di uno dei più vasti archivi ufologici e materie connesse in Italia. È un punto di riferimento per chiunque voglia capire il fenomeno UFO e i temi di un possibile contatto. E con lui c'è tornato anche il professor Giovanni Pellegrino, autore di numerosi articoli su giornali, riviste, internet, riguardanti la storia delle religioni, l'ufologia, la filosofia e la letteratura. È autore di 16 libri riguardanti queste tematiche. Le faccio entrare. Professor Giovanni, buonasera. Umberto, buonasera. Buonasera, Benvenuti. buonasera a tutti, buonasera a tutti gli appassionati di questa materia, quelli che seguono praticamente l'Alchimista TV. Buonasera a voi e ben ritornati. Oggi ci parlerete un tema caldo, interessante, che è sempre interessante, che è il mistero dei rapimenti alieni. Allora, faccio introdurre subito Umberto che introdurre l'argomento, tanto che Facciamo passa. una precisazione, come nel caso anche del fenomeno UFO in generale, anche il fenomeno dei rapimenti di esseri umani da parte di entità aliene, ossia non umane, nel senso più generale del termine, non è affatto una manifestazione dei tempi moderni, ma risale ad epoche storiche passate, non influenzate dalla letteratura e film di fantascienza, dalla corsa allo spazio o dalla narrazione ufologica. Ecco, possiamo portare qualche esempio al riguardo e quindi passo la parola al collega professor Pellegrino. Allora, per prima cosa c'è da dire che i rapimenti alieni non sono cominciati, come ha detto giustamente Umberto, non sono cominciati nel 1961, quando c'è il primo rapimento dell'era moderna, quello dei coniugi Petty e Barney Hill, no? Ma è cominciato molto prima. E io farò alcuni esempi. Allora, forse uno degli esempi più datati di rapimento alieno ci viene da un manoscritto, da un antico manoscritto cinese che parla di un rapimento avvenuto in Cina addirittura 500 anni fa, praticamente. Quindi un antico manoscritto cinese ci racconta che un oggetto volante luminoso, no? È comparso e ha attraversato il cielo, finché si è abbassato, no? Ed è atterrato in prossimità di un piccolo villaggio di montagna. Gli abitanti del villaggio lo hanno avvistato. Uno di questi abitanti, praticamente, si è avvicinato all'oggetto e subito è svenuto. Quando è rivenuto, si è trovato in un posto molto strano, luminoso, fresco, nel quale c'erano degli esseri alieni molto particolari, che avevano tre occhi invece di due. Questi esseri hanno tentato di farsi comprendere dall'abitante del villaggio, no? Solo che parlavano una lingua incomprensibile. Quindi non era possibile stabilire un contatto tra questo abitante del villaggio e gli alieni. Dopo che tornò sulla Terra, tornò sul nostro mondo, si accorse che era passato molto più tempo di quello che pensavo, perché non erano passate alcune ore, ma era passato un anno. Quindi poi c'è da dire pure che c'era una cicatrice rossa sul petto, come se avesse subito un intervento chirurgico. Questo è il rapimento più antico. Poi
ci fu un tentato rapimento nell'ondata di aeronavi sugli Stati Uniti nel 1896-97. Praticamente ci fu che il colonnello Shaw con un amico stava passeggiando in campagna. Comparve questa aeronave da quale scesero tre alieni molto alti, più alti di 2 metri, che tentarono di rapire Shaw e il suo amico, ma il tentativo di rapimento fallì. Poi un altro tentativo di rapimento molto famoso, riuscito questa volta, è quello che avvenne nel 1947 sui cieli dell'Antartide, dove in pratica ci fu che il colonnello Richard Byrd fu costretto ad atterrare in una base sotterranea aliena perché gli alieni intercettarono il suo veicolo. E quindi questi alieni erano il classico tipo di alieni nordici. Poi l'ultimo caso che io cito è un altro caso molto famoso, quello che vide protagonista il contadino brasiliano Antonio Villas Boas, che in pratica stava lavorando nei campi di notte perché faceva molto caldo, quando vide un disquanto scendere e atterrare. In pratica questo contadino fu poi portato sul veicolo alieno, dove venne sottoposto a visite mediche, come capita spesso, no? E praticamente accadde che ebbe un rapporto sessuale con un'aliena. Questa aliena lo sedusse in pratica, essendo un'aliena di bell'aspetto, e quindi in pratica ci fu questo rapimento con annesso rapporto sessuale, come è capitato molte altre volte. Detto questo, poi io mi ricollegherei continuando il discorso con i rapimenti moderni che cominciano nel 1961 con i coniugi Hill. E quindi chiudo questo mio intervento. Dunque, volendo raccordarmi con l'intervento che ha fatto il professor Pellegrino, direi che bisogna fare una precisazione. In realtà, la casistica moderna dei rapimenti non è iniziata nel 1961 con i coniugi Hill, ma è iniziata praticamente in Italia. In Campania, esattamente in un paesino chiamato Gricignano d'Aversa. Qui praticamente il 13 dicembre del 1954 un coltivatore diretto di 54 anni, mentre si recava di prima mattina nel proprio campo per iniziare il lavoro, praticamente scomparve per 2 giorni buoni, 2 giorni e mezzo. I familiari avvisarono anche i carabinieri di questa scomparsa, che cercarono invano praticamente il congiunto. 2 giorni e mezzo dopo, durante i quali comunque aveva piovuto anche abbondantemente, Giovanni Aquilante, che così si chiamava questo coltivatore diretto, si presentò sull'uscio di casa. E praticamente era tutto asciutto, come se fosse stato in un posto riparato, e estremamente scioccato, e non riusciva neanche a parlare. E in effetti, dopo un po' alcune ore, i familiari riuscirono a diciamo, farlo parlare di quello che gli era successo. E lui raccontò che mentre si recava appunto nel campo, due strane figure luminose che sembravano vestite come l'arcobaleno, una alta e una bassa, gli si avvicinarono e preselo per sotto le braccia, lo portarono su nel cielo. E lui non ricorda altro, ricorda solamente di poi essersi ritrovato 2 giorni e mezzo dopo davanti all'uscio di casa. Giovanni Aquilante rimase fortemente scioccato da questa esperienza, tanto è vero che praticamente da quel giorno
non fu più come prima. E nel paese lo soprannominarono Giovanni nella Luna per indicare il fatto che lui, insomma, avesse vissuto questa esperienza fuori cioè dal normale, specialmente in un'epoca in cui si parlava ancora molto poco dei dischi volanti e dei presunti extraterrestri. E poi abbiamo il caso, come ha accennato l'amico Giovanni, del rapimento di un contadino brasiliano, Antonio Villas Boas, che praticamente fu finalizzato all'accoppiamento, chiamato esogamico, con una creatura umanoide extraterrestre, la quale poi praticamente, dopo il rapporto, ha gli fece capire il cambiamento nello spazio. E poi comunque ci fu il caso, quello dei coniugi Diesel, classico, che avvenne nel 61, ma venne, diciamo così, portato all'attenzione dell'opinione pubblica solamente un anno e mezzo dopo, in seguito praticamente a uno stato di agitazione e vari problemi psicologici che la coppia aveva accusato, per cui si recò da uno psicologo, dottor Benjamin, il quale praticamente ignaro di tutto, perché i coniugi non sapevano in realtà l'esperienza che avevano vissuto a livello conscio, ma sotto ipnosi praticamente descrissero separatamente gli uni dagli altri la loro esperienza, che mentre viaggiavano in auto furono appunto portati a bordo di un'aeronave da esseri, diciamo, umanoidi, i quali li sottoposero separatamente a tutta una serie di esami clinici. La cosa interessante è che Betty Hill descrisse sempre sotto ipnosi l'osservazione di uno strano, diciamo, mappa, che lei definì così, su uno schermo. E in realtà poi, molti anni dopo, questa mappa, studiata da diversi studiosi, tra cui l'astronoma dilettante Majori di Fish, si rivelò essere praticamente l'immagine di una parte, diciamo così, di un settore della galassia Via Lattea, che riproduceva praticamente tutta una serie di stelle, come Gliese 67, 107 Pishum, Tau Ceti, Giles 86, e Z1 Reticuli. E tutte queste stelle hanno la caratteristica, guarda caso, di essere molto simili al nostro Sole, per cui sono in grado di poter sostenere la vita almeno in qualche pianeta dei loro sistemi. E poi, altro caso interessante, c'è cioè quello che coinvolse due pescatori dilettanti, Charles Aitkenson e Calvin Parker, operai di un cantiere navale, rispettivamente di 42 e 19 anni, che mentre stavano pescando lungo il fiume sulla riva occidentale del Mississippi, nei pressi della città di Pascagoula, negli Stati Uniti, udirono un sibilo e osservarono delle luci bluastre che si avvicinavano praticamente alla superficie del fiume. Dopodiché si aprì una sorta di ingresso in questa aeronave, ne uscirono praticamente degli esseri alti fra circa praticamente 1,60 m, e rimanendo sospesi rispetto al suolo, praticamente si avvicinarono ai due pescatori, che nel frattempo erano rimasti come paralizzati. Vennero presi e portati a bordo dell'aeronave, e qui sottoposti a tutta una serie sempre di esami clinici. Questo caso è uno dei casi più interessanti, perché venne investigato direttamente
da alcuni specialisti, tra cui il professor Allen Hynek, che era il docente della Northwestern University negli Stati Uniti. Come possiamo vedere dalle immagini, questa è la ricostruzione sia dell'OVNI, dell'oggetto volante non identificato, che degli esseri che, a detta dei due testimoni, dei due rapiti, avevano più l'apparenza di esseri robotici che quelli di esseri biologici. Poi abbiamo un caso molto ancora sempre interessante, quello di Travis Walton, che era un boscaiolo statunitense, avvenuto il 5 novembre del 75 in una foresta delle White Mountains nel nord dell'Arizona, sempre negli Stati Uniti. Lui praticamente sotto gli occhi dei suoi compagni di lavoro si avvicinò a questo oggetto che era atterrato poco distante, e venne poi colpito da un raggio e scomparve all'interno dell'oggetto per riapparire un paio di giorni dopo. La cosa interessante è che nelle ultime dichiarazioni di Travis Walton, abbastanza recenti, lui ha precisato che nel toccare l'oggetto venne come colpito da una scarica di tipo elettrostatico, elettromagnetico molto forte, per cui praticamente avrebbe avuto un arresto cardiaco. Quindi quando venne portato a bordo dell'aeronave, praticamente venne rianimato, e quindi lui praticamente chiaramente interpretato questo rapimento in senso positivo, nel senso che è stato, diciamo così, ha subito un intervento medico che praticamente lo ha riportato in vita. Poi ci sta, per esempio, questo un incontro avvenuto presso il villaggio in Polonia a 60 km da Lublino, in cui due esseri bizzarri, chiamando le facce verdastre, avrebbero invitato un contadino polacco alla guida di un carretto tirato da un cavallo a visitare uno strano veicolo somigliante a un autobus sospeso in aria. I due esseri, che indossavano tute nere simili a quelle dei subacquei e che camminavano a salti, parlavano fra loro, ha detto il contadino, emettendo dei suoni inarticolati. Durante la visita, il contadino sarebbe stato sottoposto a una sorta di minuzioso esame radiografico. Avrebbe assistito al pasto delle creature che mangiavano un cibo trasparente, ma ovviamente si sarebbe rifiutato di assaggiare il tale vivanda. Poi abbiamo il caso, diciamo ormai arcinoto, quello dei ripetuti rapimenti di un metronotte genovese, Pier Fortunato Zanfretta, il primo dei quali si ebbe il 28 dicembre, no, si ebbe praticamente nel 78, nel fine anno 78 dicembre, e praticamente lui sarebbe, durante uno dei suoi giri di perlustrazione, avrebbe osservato l'atterraggio proprio dall'interno di una delle villette che doveva controllare, di un grosso oggetto volante luminoso, dal quale uscirono delle entità alte circa 3 metri, di aspetto praticamente rettiliano, come vediamo dalla ricostruzione. In seguito, comunque, il caso venne inchiostrato inizialmente anche dai carabinieri, che trovarono tracce sul terreno piuttosto inesplicabili relative all'atterraggio dell'aeromobile. Comunque Fortunato Zanfretta avrebbe confermato anche sotto ipnosi questa sua prima esperienza, alla quale fecero seguito ben altri quasi 11 incontri ravvicinati, diciamo così, con questa entità, che si definirono chiamarsi Dargos. Poi ci sta il racconto dell'esperienza del signor Antonio Conti, un agricoltore sempre di 42 anni, nell'intervista che rilasciò al suo tempo al giornalista Egidio Zampese.
sono salito su un UFO. L'altra sera, mentre rincasavo ad Asiago, il disco volante è atterrato sulla strada di fronte alla sua auto e si è bloccato dall'auto. Lo hanno invitato a bordo e gli hanno fatto un regalo. Poi ci sta un caso anche di esogamia, come quello di Villas Boas, che è il caso di rapimento di Mirassol, che si riferisce al presunto rapimento di una guardia di sicurezza brasiliana, Antonio Carlos Ferreira, avvenuto in una fabbrica di mobili a Mirassol, nello stato di San Paolo, in Brasile. Diciamo, presso il suo posto di lavoro il 28 luglio del 1979. Secondo il suo racconto, Antonio era sul posto di lavoro alle 3 di mattina quando tre figure umanoidi gli si avvicinarono e, nonostante avessero una sorta di arma cioè nella mano, lo rassicurarono e lo avrebbero quindi prelevato e portato in una piccola aeronave, che l'avrebbe a sua volta trasportato su una, su un, diciamo così, una nave più grande, che era in attesa evidentemente in un'orbita circumterrestre. Una volta all'interno di questa grande aeronave, Antonio disse di essere stato posizionato di fronte a un dispositivo simile a un televisore, di aver visto una serie di immagini prima di essere costretto ad accoppiarsi, quindi con un rapporto esogamico, con una donna aliena. Poi è stato nuovamente rassicurato e riportato dove era stato rapito. Ancora più interessante è tutta la serie di esperienze, addirittura a livello familiare, che un certo Whitley Strieber, che ha raccolto queste testimonianze in un paio di suoi libri, con esperienze di abduction che in realtà coinvolsero per lungo tempo lui e l'intera sua famiglia. Poi c'è il caso, per esempio, di Pietro Quartararo, di professione cuoco, oggetto di ripetute abduction da parte di esseri alieni simili a quelli descritti dall'adotto Zanfretta. Il suo primo rapimento risale alla notte tra il 28 e il 29 aprile del 97. Il caso è stato reso noto dal noto ricercatore ufologo veneto professor Antonio Chiumiento. E poi chiaramente questi sono casi isolati, ma la casistica delle persone che affermano di essere state rapiti da entità non umane in realtà è molto molto vasta. E diciamo che i casi noti sono solamente una piccola percentuale rispetto alla casistica diciamo di tipo statistico che diciamo così, riguarda tutti i paesi più o meno del mondo, come possiamo vedere anche dalla prossima slide. Molto interessante. E a questo punto passo la parola all'amico professor Giovanni per quanto riguarda praticamente le prove circa i rapimenti in questione. Dunque, sì, allora il problema principale è che bisogna stabilire se questi rapimenti alieni sono reali o, come dicono gli scettici, sono frutto di fattori psicologici, psicopatologici o biochimici. Però ci sono due tipi di prove: ci sono le prove soggettive e le prove oggettive. Quelle soggettive sono praticamente collegate con la versione che ne dà il rapito. Ma questa versione può essere sotto ipnosi o può essere al di fuori dell'ipnosi. Ma quelle che interessano a noi sono senz'altro le prove oggettive, perché queste prove oggettive ci possono dare la prova che il rapimento è avvenuto realmente, non è frutto di imbrogli, di allucinazioni o di false percezioni. Quali sono le prove oggettive più importanti? Allora, sono, per prima cosa, diciamo, le testimonianze di testimoni oculari che hanno assistito al rapimento, siano esse persone esse stesse rapite, siano esse persone non rapite. Poi ci sono
chiaramente anche le cicatrici praticamente che vengono lasciate sopra il corpo dei rapiti, gli impianti e anche la fecondazione artificiale alla quale vengono sottoposte alcune donne rapite. Quindi vediamo uno per uno queste prove oggettive, che sono senz'altro le più importanti per stabilire se il rapimento è reale oppure no. Allora, per quanto riguarda i testimoni oculari dei rapimenti, possiamo dire che sono stati dei rapimenti che hanno avuto dei testimoni esterni. Il più famoso, se devo fare un esempio, è quello di Linda Cortile, che praticamente fu rapita mentre si trovava nella sua stanza da letto. Però questo rapimento, una parte del rapimento, andò sotto l'osservazione di decine di testimoni, tra cui anche un uomo politico molto importante a quel tempo e anche la sua scorta. Questo uomo politico molto importante, con tutta probabilità, è Pérez de Cuellar, ex segretario generale dell'ONU. Poi è possibile anche che i testimoni oculari della pensione siano persone che sono rapite insieme alla persona in questione. Invece il discorso degli impianti è molto molto interessante, perché infatti capita spesso che nel corso dei rapimenti gli alieni immettono nel corpo dei rapiti degli impianti, cioè dei microchips praticamente, che possono servire sia per monitorare la persona, quindi nell'ottica di altri rapimenti, sia, dicono alcuni autori, per robotizzare, manipolare la volontà dei rapiti. Tra questi impianti, quelli più frequenti sono quelli che si pongono nel cervello del rapito. Come si pongono questi impianti nel cervello? Allora, l'oggetto da introdurre nel cervello del rapito viene introdotto attraverso una delle narici del rapito. Poi si arriva fino a portarlo nello sfenoide e poi si arriva a posizionarlo nel cervello. Sono possibili anche altri impianti che però vengono posti sotto microcicatrici che si trovano nel corpo del rapito. Per verificare la reale presenza di questi impianti ci sono degli esami appositi. Per esempio, sono state fatte delle tomografie assiali computerizzate, la TAC, le risonanze magnetiche e anche le radiografie laterali o frontali. E poi c'è stato un ricercatore americano, Darrell Sims, che in pratica, con l'aiuto di chirurghi esperti, ha estratto dal corpo dei rapiti questi impianti. Il più importante di questi chirurghi che hanno svolto questo compito è il dottor Lear, praticamente Roger Lear. Poi ci sono anche delle cicatrici praticamente che vengono lasciate dagli alieni sul corpo dei rapiti, cicatrici interne o esterne. Molto toccanti sono poi i casi di fecondazione artificiale. Sì, fecondazione artificiale. Che accade? Che gli alieni immettono nel corpo della rapita degli ovuli fecondati che vengono lasciati per 3 mesi. Dopo 3 mesi viene di nuovo rapita la donna e viene estratto dal suo corpo il feto ibrido. E anche in questo caso si possono fare degli accertamenti per verificare l'esistenza di queste gravidanze. Gravidanze che non sono certamente gravidanze isteriche, ma sono vere e proprie gravidanze. Sono per esempio le analisi cliniche e anche le ecografie. Tra l'altro, in questi casi si trovano anche la presenza di placenta
di liquido amniotico e anche si può sentire il battito del feto. Poi quando il feto viene estratto, la rapita e che si ha l'espulsione della placenta e anche la montata latte. Quindi in questo caso il rapimento è finalizzato proprio a creare una creatura ibrida tra gli umani e gli alieni, perché una problematica interessante su cui io vorrei fare un breve flashback, no? Sono proprio le motivazioni dei rapimenti che sono stato l'elemento dei rapimenti alieni che mi ha più colpito e affascinato, perché, come ha detto prima Umberto, si hanno dei rapporti esogamici tra alieni e terrestri. Quindi in questo caso la motivazione del rapimento è proprio creare una creatura ibrida che magari un giorno possa vivere sulla Terra. Poi ci sono quei rapimenti finalizzati probabilmente a studi scientifici, medici, biologici, genetici, che gli alieni vogliono compiere sugli esseri umani. E poi ci sono anche dei casi in cui il rapimento può essere finalizzato a robotizzare, monitorare l'essere umano, quindi a coartarne la volontà, a manipolarne la volontà. Poi ci sono dei casi in cui nei rapimenti si hanno anche che gli alieni lasciano dei messaggi ai rapiti che devono mandare ai terrestri, e invece ci sono altri due casi molto interessanti per spiegare i rapimenti. Uno è questo del cosiddetto patto scellerato, cioè che ci potrebbe essere un accordo tra alcuni governi e gli alieni per fare uno scambio, cioè gli alieni cedono tecnologie a questi governi e i governi permettono agli alieni di rapire i cittadini per studi scientifici o per altri motivi. E quindi questo ci riporta al problema delle motivazioni dei rapimenti. Sono motivazioni nobili, sono motivazioni abiette, sono motivazioni neutre, e su questo c'è molto da discutere, perché per esempio John Mack pensa che gli alieni vogliono fare dei rapimenti a fin di bene. C'è David Jacobs che dice che gli alieni rapiscono per fini abietti e ignobili. E infine ci sono qualcun altro che dice che non si può fare il discorso del fine buono o cattivo, ma il concetto di buono o cattivo è qualcosa che esula dalla mentalità degli alieni. E quindi io penso di aver fatto anche un flashback su quello che ci può essere dietro i rapimenti, perché secondo me uno dei problemi fondamentali è capire perché gli alieni rapiscono, cosa c'è dietro, quali motivazioni ci sono, perché ci potrebbe essere anche una preoccupazione che questi rapimenti abbiano scopi ignobili, anti-umanitari, che non solo scioccano e traumatizzano i rapiti, ma hanno finalità abiette. E quindi credo di aver fatto anche una panoramica su queste finalità, su queste motivazioni che sono uno dei più importanti misteri che si nascondono dietro i rapimenti alieni. Dunque, io continuerei il discorso dell'amico Giovanni con uno studio che ho eseguito alcuni anni fa, che è la comparazione tra le modalità e le dinamiche dei rapimenti alieni e lo studio biologico del comportamento di specie animali da parte dell'uomo. Abbiamo, se vogliamo andare avanti con le slide, alla slide numero 47, possiamo vedere praticamente un riepilogo. Più avanti, Pierri. Ancora? Ecco qua. No, prima, la slide precedente. Ecco. Io praticamente ho fatto questo confronto. Nelle abduction aliene, il primo studio
step e il rapporto UFO o il FLEP, probabile ricognizione dell'area nella quale il quid alieno si prepara ad operare. Nello studio di tipo umano-biologico degli animali c'è una ricognizione ambientale via terra o aerea dell'area geografica prescelta da parte della nostra equipe di zoologi. Secondo step da parte degli alieni scelto del soggetto umano da prelevare, mentre invece nella tipologia umana la scelta del gruppo di animali o singolo individuo da esaminare. Step numero 3, sempre dal punto di vista degli alieni, prelevamento hard o soft del soggetto umano da sottoporre allo studio. La tecnica degli zoologi, la cattura forzata con lacci hard o proiettili anestetici soft del soggetto animale che si vuole studiare. Quarto step, da parte sempre degli alieni, esame clinico e o medico del soggetto umano addotto. Nella quanto riguarda invece la tecnica di tipo umano, esame clinico e o medico del soggetto animale catturato. Quinto step, sempre partiamo dagli alieni. Inserimento di un impianto di rilevamento passivo e o trasmissione nel corpo dell'addotto, possibile presenza di piccole cicatrici o marchi sul corpo del rapito. Dal parte di vista della tecnica invece di studio di tipo umano sugli animali, inserimento di un segnalatore radio esterno o chip sottocutaneo, in alcuni casi l'animale viene marchiato dietro l'orecchio o su una zampa. Sesto step, da parte degli alieni, eventuale intervento medico per risolvere una qualche patologia o ferita rilevata sull'addotto. Sempre sesto step da parte invece degli studiosi terrestri o umani, se l'animale catturato è malato o ferito, un veterinario provvede a prestargli le cure del caso. Andiamo nella seconda parte di questo schema di confronto, dove vediamo praticamente che il settimo step da parte degli alieni, prelievo di liquido seminale o ovuli, accoppiamento indotto uomo-alieno e quindi esogamico, fecondazione dell'addotto se, di sesso femminile con successivo prelievo del feto. Da parte invece di uno studio, diciamo così, biologico sugli animali, da parte dell'uomo, se lo studio è generico, si preleva liquido seminale o ovuli, eventuale manipolazione degli ovuli e il loro reimpianto nell'animale per ottenere una prole con date caratteristiche. Ottavo step, sempre da parte degli alieni, nuovo rapimento dell'addotto e se di sesso femminile, prelievo del feto innestato dopo alcune settimane o qualche mese dal primo episodio di abduction. A volte il regista si registra il coinvolgimento di altri componenti, il nucleo familiare dell'addotto. L'ottavo step, invece, da parte di biologi umani, è nuova cattura dell'animale, in precedenza contrassegnato, onde verificare nel tempo, a volte per intera sua vita, vari parametri utili allo studio in corso. A volte lo studio viene esteso anche alla prole della coppia di individui sotto controllo. Nono step, sempre da parte degli alieni, comunicazioni con il soggetto rapito con o senza il rilascio di informazioni scientifiche. A volte l'addotto è latore di un messaggio etico e o di avvertimento per l'umanità. Nono step, invece, da parte dei biologi terrestri. In alcuni casi il ricercatore cerca di comunicare in qualche modo con l'animale e o trasmettergli cognizioni, così che questo poi possa passarle ad altri suoi simili senza traumi culturali. Decimo e ultimo step da parte degli alieni, incremento del fenomeno dei rapimenti di pari passo con la maggior presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica circa la presenza di interferenza di intelligenze aliene e non umane nel contesto culturale invece terrestre. Decimo step da parte dei biologi umani, incremento degli studi sull'etica e biologia animale di pari passo con la sempre più diffusa convinzione della loro utilità in campi quali la biologia, la comunicazione e l'etologia in ambito umano e tra specie diverse. Questo
Ovviamente c'è il collegamento tra il fenomeno di rapimenti alieni e la tecnologia dei microimpianti o chip a livello umano. Sono tecnologie terrestri, ovviamente frutto di ingegneria inversa, io con entità non umane, per il controllo finalizzato da parte dei poteri e dei governi a livello nazionale, ma anche sovranazionale, per il controllo mentale degli esseri umani. Secondo quanto ha scritto il ricercatore statunitense Martin Cannon nel suo libro dal titolo The Controllers, A New Hypothesis of Alien Abduction, la conferma più interessante della realtà del fenomeno dell'abduction, ossia dei rapimenti da parte di alieni, sta nei cosiddetti impianti, minuscoli oggetti questi di certa natura che vengono individuati negli addotti, a livello intradermico, in qualche punto del loro corpo, in alcuni casi innestati a livello intracranico, attraverso le fosse nasali, come è stato rilevato attraverso indagini radiografiche e di risonanza magnetica, per poi essere estratti chirurgicamente con il consenso dell'addotto. Ovviamente, i governi applicano queste conoscenze diciamo così, in modo certamente non etico e tantomeno filantropico. E quindi si va dal controllo a livello di individui per creare dei soldati che obbediscono senza porsi problemi etici, ai vari programmi che hanno avuto diversi governi che sono venuti alla luce, come il progetto Orwell a Londra, dove i servizi lavoravano a uno stato grande fratello, oppure praticamente la rivista Wired descrive le tecniche della nuova sorveglianza totale, made in USA, ma in realtà ormai applicata dopo la psicopandemia di covidiana memoria, ormai a livello globale, di cui praticamente l'Italia ha fatto praticamente da diciamo così società trainante, anche diciamo così sperimentale. E chiaramente tutto finalizzato al diciamo così perdita di libertà da parte degli individui e anche a livello sociale. Anche i vari governi hanno ormai sperimentato l'uso di microchip che applicati con il pretesto della sicurezza individuale, o meglio per ottenere il cittadino subito, suddito, praticamente anche a livello addirittura cioè di vita sociale, come può essere le famose carte di credito o anche il chip sottopelle con il quale oggi si sta tentando di realizzare delle società estremamente distopiche proprio sulla falsariga di quelle descritte da Orwell nel suo testo 1984. Il fine è sempre quello del controllo totale delle società. Degli esempi potrebbero essere, per esempio, quello di, se andiamo avanti con le slide, il progetto Automa, studiato dalla CIA, secondo il quale avrebbero usato dei soggetti precedentemente, diciamo così, manipolati, sia a livello con droghe oppure con lavaggi cerebrali o con l'introduzione di chip, per ottenere praticamente degli assassini, che obbedivano a qualsiasi ordine che fosse stato loro dato. Ci sono alcuni casi in cui sono stati denunciati questi programmi, di cui uno di quelli più noti è il famoso MK Ultra, che praticamente era un programma durato per lungo tempo, ma probabilmente ancora in corso sotto altre denominazioni, con la quale si è finalizzato da parte dell'agenzia di intelligence statunitense il controllo dell'individuo e degli individui in generale. E poi c'è l'ipotesi, come accennato anche dall'amico Giovanni, della collusione tra organismi militari speciali, chiaramente segreti, e uno o più specie aliene, come descritto praticamente
alcuni testi di cui uno si chiama MILABS, Military Mind Control e Alien Abduction, e c'è praticamente militari, controllo della mente militare e abduction da parte degli alieni, che è stato scritto dalla coppia di fisici Helmut Lammer, praticamente sua moglie. Questa è una delle ipotesi che diciamo così giustificherebbe in parte il collegamento e anche il cover up che è stato imposto a livello governativo sulla presenza, diciamo così, aliena sulla Terra e anche sui rapporti piuttosto discutibili dei vari governi e poteri relativamente praticamente ad accordi segreti intercorsi tra alcuni organismi nazionali e sovranazionali con delle entità o gruppi di esseri non umani. Addirittura abbiamo un caso recentissimo del primo dell'aprile 2024 in cui la strage a Mosca, ex agente dell'Interpol, chip nel cervello degli attentatori. Russia a Kiev estradare beh, il capo degli 007 e Mayluk. Cioè, queste sono, diciamo così, delle tesi che vanno ancora seguite. E le funzioni di questi chip, tra le altre cose, sarebbero anche quello di trasmettere a stazioni riceventi praticamente le sensazioni, le emozioni e anche il controllo, chiaramente, diciamo così, degli individui. Come possiamo vedere nelle slide successive, questo viene fatto a livello umano, come abbiamo già Umano. accennato prima, negli animali. E poi, oltretutto, per esempio, addirittura abbiamo le tecniche di Elon Musk di recente realizzazione, secondo la quale l'uso di tecnologie particolari a livello cerebrale consentirebbe di leggere il pensiero delle persone e quindi praticamente anche di manipolarlo. A questo punto passo la parola all'amico Giovanni che magari potrà illustrare le diverse interpretazioni, diciamo così, scettiche riguardo il fenomeno delle abduction. Beh, allora, il problema è che prima di illustrare queste posizioni scettiche, no? Io mi vorrei avviare qualche minuto per fare il discorso. Chi c'è dietro queste abduction? Quali entità? Perché prima di dire che queste abduction, come dicono gli scettici, sono frutto di fattori psicologici, psicopatologici, biochimici, quindi c'è da riportare la teoria di Chris French, no? Che è uno psicologo che sostiene che in pratica ha studiato una ventina di casi di rapimenti, no? E ha potuto stabilire che queste persone che pensavano di essere rapite avevano un coefficiente maggiore di allucinazioni, cioè avevano una tendenza maggiore alle allucinazioni, alle fantasie e alla dissociazione mentale. E poi erano persone che in pratica credevano alla parapsicologia più di quanto vi possa credere un campione di persone comuni. Quindi questo, secondo Chris French, è la prova che i rapimenti non sono reali, sono frutto di immaginazioni, di allucinazioni, di dissociazioni, di psicopatologie varie e così via. Però io mi vorrei riservare un po' di spazio per parlare di chi si nasconde dietro questi rapimenti, perché anche questo secondo me è molto affascinante. Allora, l'ipotesi principale che tutti conoscono che sono gli alieni, no? Sono gli alieni che rapiscono, ma in realtà il discorso non termina qua, perché se pigliamo un famoso rapito di cui io vorrei dire qualcosa, il famoso
Strieber, no? Strieber, che è un famoso romanziere di romanzi horror tradotti in molte lingue, non chiama i suoi rapitori alieni, ma li chiama i visitatori, praticamente. Perché li chiama i visitatori? Perché parte dall'idea che queste entità che lo hanno rapito, che hanno rapito per l'intera vita, hanno cominciato a rapirlo quando era bambino e hanno rapito anche suo padre, suo nonno e suo figlio, sempre per l'intera vita. Secondo Strieber, questi potrebbero anche essere entità che provengono da altre dimensioni, da universi paralleli. Nel suo libro Communion e anche in altre quattro autobiografie riguardare questi rapimenti, Strieber dice che ormai molti scienziati credono all'esistenza degli universi paralleli, del multiverso, cioè di un universo costituito da universi paralleli. Che succede? Allora, continuo. Allora, Non quindi. so, professor, probabilmente una disfunzione. Finisci pure, professore. Se cerco di finire questo concetto, allora, quindi gli alieni potrebbero provenire anche da universi paralleli, quindi da altre dimensioni. Come lo stesso Strieber non esclude la possibilità che le entità che le hanno rapiti, i visitatori, provengono dal futuro. Quindi, perché dice che ormai la scienza prende in considerazione anche la possibilità di viaggi nel tempo, tra passato, presente e futuro. Quindi, allora, già abbiamo tre ipotesi, no? Abbiamo ipotesi che sono alieni, che vengono da universi paralleli e che vengono dal futuro, da un altro orizzonte temporale. Poi, in pratica, ci sono anche alcune teorie che dicono che vengono dall'interno della Terra. La teoria della Terra cava di cui abbiamo detto qualcosa in una precedente trasmissione, quindi proverrebbero dall'interno della Terra, e questo ci fa pensare, per esempio, quel caso di rapimento a cui ho accennato io, quello dell'ammiraglio Richard Byrd, no? Che mentre volava sull'Antartide fu avvicinato da UFO che lo fecero atterrare da basso terra, dove c'erano degli alieni dalle fattezze umane, molto umane. Poi ci sono alcuni che pensano anche che dietro i rapimenti si nascondono, come ha detto Umberto, anche entità terrestri, i militari, che praticamente rapiscono i loro stessi cittadini per fini abietti, riprovevoli. E infine ce n'è qualcuno che dietro i rapimenti alieni vede anche delle entità demoniache, che praticamente la teoria metafisica di Jean Robin, per esempio, e di qualche altro, che sostiene che dietro il fenomeno UFO si nascondono entità demoniache che fingono di essere alieni. E anche questi rapimenti, che cosa farebbero pensare questi rapimenti? Io, in qualità di storico delle religioni, ricordo che nel folklore della demonologia medievale si parlava di incubi e succubi. Chi erano gli incubi e i succubi? Erano praticamente dei demoni che avevano rapporti sessuali con uomini e con donne, gli incubi con le donne, i succubi con gli uomini. Quindi anche nella demonologia si ha questo fatto dei rapporti sessuali tra entità non umane e entità umane. Quindi perché non, dicono alcuni, perché non pensare che praticamente dietro alcuni rapimenti si nascondono entità demoniache che hanno assunto una veste tecnologica scientifica ora che siamo nell'era spaziale? Quindi il discorso è molto complicato. Io però, se devo dire la mia sulle opinioni scettiche, direi che hanno poche carte da giocare, perché non credo che si possa ridurre tutti i rapimenti a gente psicotica, schizofrenica, gente che ha delle false percezioni, perché ci sono, quello che ho detto prima, e mi permetto di ricordarle, le prove oggettive dei rapimenti,
non quelle soggettive. Quindi quando un rapito ha delle cicatrici, quando con un chirurgo come il dottor Lear asporta degli impianti, quando ci sono delle gravidanze reali in donne che hanno subito un'operazione di chiusura chirurgica delle tube uterine, non si può parlare più di ipotesi scettiche. Quindi le ipotesi scettiche sono applicabili a una parte della fenomenologia della clinica, però è assurdo tentare di spiegare tutto il complesso universo dei rapimenti alieni con queste tesi riduzioniste, queste tesi che offendono anche l'intelligenza umana, perché finché vogliamo spiegare alcuni casi, e vabbè, alcuni casi li possiamo spiegare con le tesi scettiche, però tutto il fenomeno dei rapimenti alieni non è spiegabile con le tesi scettiche. L'ultima cosa che vorrei dire poi in trasmissione è proprio questa, che sarei interessato, io sono, come ho detto prima, ho studiato la storia delle religioni per molti anni e sono sempre stato colpito dal fatto che nella fenomenologia ufologica ci sono elementi della dimensione soprannaturale e religiosa. Questo vale anche per i rapimenti alieni. Voglio fare solo un esempio molto clamoroso. Le fate, gli gnomi, gli elfi, il piccolo popolo. Come tutti sanno, nel Medioevo e anche oltre, si pensava che le fate rapissero gli esseri umani e le portassero a Magonia o in Elfland, nel loro paese. Questi rapimenti erano creduti reali anche da uomini importanti. Per esempio, c'è stato il reverendo Kirk, che ha fatto un bellissimo studio sulle fate, sulla credenza nelle fate nel suo tempo. E questi rapimenti erano considerati reali, un po' come oggi noi consideriamo reali i rapimenti alieni. Quindi, come oggi noi, molta gente, non tutti, molta gente crede nelle alieni, allora molti credevano nelle fate. E poi due elementi dei rapimenti, almeno due, ma anche di più, però non mi voglio dilungare, sono presenti anche nei rapimenti delle fate. Allora, nei rapimenti delle fate c'era il cosiddetto missing time, cioè la perdita del senso del tempo, il vuoto temporale. Questo vuoto temporale c'è anche negli alieni, nei rapimenti alieni. E poi le fate lasciavano molte volte le persone rapite in luoghi molto distanti da dove le avevano rapite. E la stessa cosa fanno gli alieni oggi, che spesso rilasciano i rapiti in uno stato di stupore, di confusione mentale. La stessa confusione mentale, vedasi, che accusavano pure i rapiti dalle fate, dal piccolo popolo. Quindi cosa voglio dire? Io mi voglio rifare a Jack Vallée, praticamente. Vallée, nel suo libro Passaporto per Magonia, mette proprio in evidenza le analogie tra il folklore medievale, tra le credenze del folklore medievale e la credenza nell'esistenza degli alieni oggi. Quindi sono cambiati i tempi, ma forse lo stesso fenomeno si manifesta sotto forme diverse. E penso di aver concluso la parte che mi riguarda della trasmissione. Se Dunque, vuoi, no, collegandomi, dimmi Pirri. no, se vuoi concludere anche tu, Umberto. Sì, allora passo praticamente alle conclusioni, volendo fare una valutazione del fenomeno dei rapimenti di esseri umani, abduction, da parte di gruppi o specie aliene, da un punto di vista etico, ovviamente nell'ottica della morale dell'Homo sapiens. Che sul Sapiens avrei molto da ridire, ma non è questo il momento della discussione. La specie umana si ritiene per autoreferenza una specie intelligente, progredita sia sul piano tecnologico che del comportamento sociale. Eppure, da illo tempore, quest'ultima, giustificando la cosa con il fatto di ritenersi
in cima alla catena evolutiva tra tutte le altre specie viventi presenti sulla Terra, non solo non disdegna affatto di usare le altre specie animali e finanche i propri simili come cavie di laboratorio, ma giustifica tale suo discutibile, cinico e spesso criminale operato come necessario allo sviluppo di determinate discipline scientifiche come la biologia e la medicina in generale, senza contare motivazioni decisamente assurde e spregevoli come quella ludica, caccia e zoo, l'abbigliamento, quello delle pellicce, il sesso, parti di animali ritenute afrodisiache, eccetera. Tenendo conto di quanto ora detto, bisogna riconoscere come il fenomeno delle abduction aliene abbia, al di là dei suoi aspetti positivi e negativi, una sua intrinseca ragion d'essere e razionalità scientifica. Se vogliamo andare avanti, vediamo praticamente il comportamento etico dell'uomo, sia a livello praticamente delle specie animali, nelle slide a partire dalla 76, per andare allo zoo, la sperimentazione sugli animali e non solo, ma anche addirittura sugli stessi esseri umani. Armi batteriologiche, 20.000 soldati a cui sono trattati come cavie, 50.000 uomini cavie, test batteriologici sull'ombra, la Manciuria, l'inferno delle cavie umane, test radioattivi in Norvegia, malati di mente usati come cavie da esperimento. L'ultimo esperimento che hanno fatto sul genere umano, sull'intera specie umana, è quello praticamente del famoso pandemia artificiale di Covid-19, sulla quale chiaramente c'è tutto studi che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua natura artificiale. E quindi è stato, come dire, provato e sperimentato su intere popolazioni, giusto per ottenere poi degli effetti a livello sociologico e politico. Oltre questo, diciamo che allo stato attuale dei fatti e della ricerca, quindi non è possibile dare una risposta esaustiva e definitiva alle motivazioni dietro i rapimenti di esseri umani da parte degli alieni. Ovviamente alle domande A sul chi è o sono gli autori, uno o più gruppi, specie di esseri alieni, alcuni dei quali in combutta con i governi di potenze terrestri, B, qual è il fine ultimo delle abduction, e cioè se queste hanno finalità di ricerca scientifica e o antropologica, come l'ibridazione tra le specie umane e quelle aliene, un fine oscuro di controllo e o manipolazione, oppure sostanzialmente filantropico, in un'ottica ovviamente molto più ampia di quella limitata e stereotipata umana. La natura del fenomeno UFO si può chiaramente, come anche ha discusso l'amico Giovanni, è composta sostanzialmente di tre parti: c'è una matrice aliena vera e propria, c'è una matrice umana intelligente o collusiva umano-aliena, e c'è una matrice psichica o comunque frodi e falsificazioni per fini, diciamo così, pubblicitari, mettersi in mostra per stare al centro dell'attenzione mediatica. Ovviamente queste tre componenti a volte si sovrappongono, per cui praticamente diventa molto difficile poter stabilire con certezza da parte degli inquirenti dare una connotazione valida ed esaustiva al caso di presunta abduzione in esame. E questo è quanto. Posso dire un minuto, un secondo, un Sì, flash? va bene, va bene. E allora io vorrei solamente dire una cosa, Se vai all'ultima slide. l'ultima slide. Sì, e allora il problema è che il fenomeno dell'abduction è molto molto difficile da interpretare. Io penso che, come ha detto Umberto nell'ultima slide, non è, ci dobbiamo preoccupare. Ecco, io vorrei chiudere con una nota di preoccupazione questa trasmissione,
Perché questi rapimenti in continuo aumento, questi rapimenti in tutto il mondo, ci devono far pensare a un piano pericoloso degli alieni o dei visitatori, come li chiama Strieber. Io sono un po' sulla posizione di David Jacobs, che non ho avuto il tempo di parlarne, di David Jacobs, insomma, è il più pessimista fra tutti quelli che parlano dei rapimenti, che dice che gli alieni vogliono il nostro pianeta, ma non lo vogliono conquistare con una guerra, perché non converrebbe neanche a loro. Con i rapimenti alieni vogliono modificare biogeneticamente gli esseri umani, per poi fare un governo alieno, un nuovo ordine mondiale comandato dagli alieni, in cui gli esseri umani sono burattini, sono proprietà degli alieni, sono insignificanti. La mia preoccupazione è che Jacobs potrebbe avere ragione. Quindi siamo di fronte a motivazioni abiette, motivazioni preoccupanti, per cui c'è poco da stare tranquilli, perché io non credo all'ufologia New Age, che dice che i rapimenti sono fatti per allargare la coscienza, per dare un salto evolutivo, facilitare l'evoluzione spirituale del genere umano. Io penso che sono per finalità che fanno comodo solo agli alieni, nei loro interessi, alla faccia degli interessi degli esseri umani, alla faccia dell'umanità, dell'evoluzione spirituale, morale, filosofica e scientifica. Quindi mi voglio permettere di chiudere la trasmissione con il mio pensiero, perché non ho avuto il tempo di esprimerlo. E allora, a fine trasmissione, mi volevo togliere questa soddisfazione di far capire ai telespettatori come la pensa Giovanni Pellegrino. La pensa che bisogna preoccuparsi seriamente. Ok, Ma grazie per avermi dato questa possibilità, Pierri. vorrei chiudere solo con una battuta. Ma allora sono del governo? Sì, una battuta che ci sta, grazie Umberto. Di che cosa? Grazie a te, Pierri, e a tutti gli ascoltatori per averci invitato a questa discussione. Grazie anche al professore perché è sempre puntuale e preciso. Grazie a tutte e due e buona serata a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie, Saluti a buonasera a te tutti. Pietro, e saluto a te Umberto. Ciao, ciao Giovanni.